Cane poliziotto fiuta qualcosa di strano in una valigia. I funzionari corrono subito a vedere e quando scoprono il contenuto rimangono senza parole. Se siete pronti per una nuova incredibile storia, partiamo. Tutto si è svolto nell'aeroporto internazionale a Beirut in Libano, dove ogni giorno in realtà accadono davvero tante cose. Dopotutto gli operatori incaricati alla sicurezza vedono tantissime persone passare di lì. Ogni genere di persone, alcune con cattive intenzioni. Proprio per questo motivo lavorare in un aeroporto non è affatto semplice e richiede molta concentrazione, nonostante la confusione e la mole di persone. Per aiutare le persone arrivano in soccorso poi i cani poliziotto, addestrati a sentire odori di ogni tipo. Cani che non sono da compagnia, ma servono proprio a quello specifico compito. Un lavoro difficile, ma che spesso salva tante vite. Sostanze, cibo o perfino oggetti come soldi o esplosivi possono trovare. Gli operatori imparano velocemente a riconoscere i segni e intervenire quando è il momento. La collaborazione tra uomo e animale in questo caso deve essere a dir poco perfetta. Il sistema è molto semplice. Durante una normale camminata nell'aeroporto, i poliziotti danno il comando al cane dicendole di andare a cercare qualunque tipo di sostanza o oggetto misterioso che al loro naso potrebbe sembrare pericoloso. Solitamente lo fanno in modo discreto, in modo che nessuno dia troppa attenzione. Proprio in questo modo ha fatto Rush, un cane poliziotto diventato famoso online. Odora le valigie abbandonate o lasciate comunque in zone fin troppo strane nei carrelli. Per quanto carino possa essere, ovviamente nessuno può toccarlo. Questa è una cosa che non in molti sanno e tendono spesso ad avvicinare la mano al cane poliziotto per accarezzarlo. Ma facendo così si rischia di mandarlo in confusione. Quel giorno però tutto era molto strano. Aveva odorato una valigia, o meglio una cassa, per 3 volte. E ogni volta l'ha lasciata andare. Come se lui stesso non riuscisse a capire bene, come se fosse andato in confusione, però nessuno l'aveva toccato. All'ultima volta che l'ha odorata, i poliziotti decisero di intervenire, anche perché non sembrava appartenere a nessuno. Leggendo l'etichetta, notarono la provenienza, dall'Ucraina a Beirut. Prima di aprire qualsiasi cosa, bisogna sempre chiedere il permesso alla centrale. In questo caso però la situazione era più semplice del previsto perché dopo aver chiesto l'operatore ha scoperto che quel bagaglio era rimasto all'aeroporto per molto tempo. Alcuni hanno aspettato passassero almeno 2 giorni prima di chiedere aiuto, ma poi se ne sono completamente dimenticati. Per fortuna Rush era riuscito a individuare il pacco sospetto. Una cassa di legno. I poliziotti compresero ormai che era diverso dal solito. Ad un certo punto l'animale saltò sopra il box con il permesso del padrone per odorare meglio. E scese subito di scatto, come se avesse sentito qualcosa che non aveva mai odorato. Quindi con l'aiuto di tutti, il padrone di Rush tirò giù dal carrello questo box per poterlo aprire. Il permesso gli era stato concesso, ma un secondo prima dell'apertura arrivarono gli artificieri. Non avendo una grande idea su cosa stesse succedendo, la stazione aveva mandato loro nel caso ci fossero stati esplosivi. Così tutti uscirono e gli artificieri cominciarono a fare il loro lavoro e rimasero senza parole dal contenuto. Non c'erano bombe. Fecero rientrare tutti quanti e tutti ebbero la stessa reazione scioccata. C'erano dei cuccioli di tigre all'interno. Chissà quanto tempo poi erano rimaste lì, per giorni, senza bere o mangiare. Chi poteva aver inviato una cosa simile? E come aveva fatto la scatola a passare i controlli? Erano piccoli, sporchi e deboli e molto molto magri. Facevano fatica anche solo a guardare gli esseri umani che li stavano osservando. Alcuni avevano parti di pelliccia strappata e ferite, probabilmente non erano nemmeno stati trattati come si deve. C'erano feci e urine, tutto essiccato intorno. C'erano pure vermi, parassiti. Una crudeltà simile l'ufficiale non l'aveva mai vista. Rush continuava poi a fare versi di tristezza per loro. Le portarono immediatamente in un santuario a farsi curare. La polizia iniziò poi le indagini scoprendo che erano merce illegale trasportata con un aereo privato, sempre di quelli dell'aeroporto. Interrogarono così tutti i comandanti di jet privati. Uno confessò il crimine per via dei sensi di colpa. Aveva preso una mazzetta molto grande per portare ben 12 tigri in giro per il mondo. 3 quindi erano finite a Beirut per sbaglio. In qualche modo aveva eluso i sistemi di sicurezza, riuscendo a corrompere delle guardie che però non lavoravano più lì. Una situazione terribile. Non si sa che fine abbiano fatto le altre tigri, ma almeno Maya, Tina e Anton sono salve. E ad oggi stanno giocando felici nel santuario. In un aeroporto può essere trasportato veramente di tutto.